Buongiorno a tutti! Oggi vi parlo delle Cipre Revolution di Madina. Sono cipre ricche di siliconi perché hanno questa particolarità di fare un effetto in HD, quindi un effetto che va a finare i pori, promette appunto un effetto omogeneo. Se toccate sono realmente molto molto... si sente proprio al tatto che c'è una forma di silicone. Io ho provato maggiormente questa qui verde per peli un po' più grasse, ma in realtà credo siano praticamente identiche. Il prezzo si aggira sui 22 euro, dico si aggira perché a volte Madina fa degli sconti, infatti queste qui io le pagai a metà prezzo, circa 11 euro l'una, 12 mesi di scadenza, 13 grammi di prodotto. Trovo che siano delle cipre abbastanza pesanti, nel senso che se avete una pelle secca, non ve le consiglio perché tendono a evidenziare magari quelle zone un po' più secche. Se avete una pelle con pori dilatati, sono abbastanza buone, non fanno miracoli, però diciamo che vanno un po' a omogeneizzare. Ho visto qualche video di alcune YouTubers che la utilizzano come base. In realtà potrebbe essere utilizzata come base perché è un po' cremosa, si prende sempre con il pennello. Quindi una volta presa col pennello sembra una polvere. Presa con le mani sembra una crema, quindi va benissimo utilizzare come primer, però io non ho visto grandi risultati come primer. Ma come cipria la trovo abbastanza buona, per pelli un po' più miste grasse. È tutto, spero che questa recensione vi sia stata d'aiuto, ci vediamo alla prossima. Fatemi sapere se anche voi avete provato questi prodotti e al prossimo video. Ciao!